Ascoltatori di Radio Science, buonasera, benvenuti a Osservatorio Antimafia. In studio Massimo Bonella, in sostituzione, sono le 22:03. Vediamo lettura di un articolo molto importante a nostro avviso, che lo potete poi anche trovare sulla testata antimafia2000.com di Palermo. È un articolo scritto dal proprio direttore Giorgio Bongiovanni che porta il titolo Mulè contro Di Matteo, quel senso stravolto dello Stato di diritto. Il PM, dichiarazioni contrarie alla realtà dei fatti, di Giorgio Bongiovanni e Aaron Pettinari. Dunque, vediamo di darne lettura, non facciamo una sintesi, proprio lo leggiamo pari pari. Siamo alle solite. Ogni volta che il sostituto procuratore nazionale antimafia, Antonino Di Matteo, interviene a qualche dibattito, si solleva il ripetitivo vespaio di polemiche. Al solito noto Vittorio Sgarbi, stavolta si è aggiunto anche l'ex direttore di Panorama, attuale deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè. Un vero e proprio intervento a gamba tesa contro le parole del magistrato, intervenuto sabato durante la seconda edizione di Sum 02, Capire il futuro, organizzato dall'associazione Gian Roberto Casaleggio ad Ivrea. Per il parlamentare, quello del magistrato è stato un comizio, un monologo sconvolgente che avrebbe dovuto già provocare una sollevazione in tutti coloro che hanno a cuore lo Stato di diritto in Italia. Quindi ha di fatto invocato l'opportunità di sanzioni disciplinari o interventi di CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, ed ANM, Associazione Nazionale Magistrati. Ma l'accusa di Mulè si è fatta ancora più aspra nel momento in cui, in barba a quanto scritto in sentenze definitive, si è voluto ergere a difensore dell'ex premier già pregiudicato Silvio Berlusconi. Ed è questa la nota dolente ed il motivo per cui l'intervento di Matteo ha dato fastidio. C'è una ferma volontà a non ricordare patto del Nazareno, quei fatti che sono stati accertati e sanciti dalla Cassazione. Così ogni qualvolta si ricordano le motivazioni della sentenza di condanna nei confronti di Marcello Dell'Utri, da dove viene messo nero su bianco che per 18 anni, dal 74 al 92, l'ex senatore è stato garante dell'accordo tra l'allora imprenditore Berlusconi e la mafia per proteggere interessi economici e i suoi familiari e la sistematicità nell'erogazione delle cospicue somme di denaro da Marcello Dell'Utri a Cina. Gaetano Cina, sono indicative della ferma volontà di Berlusconi di dare attuazione all'accordo al di là dei mutamenti, degli assetti di vertice di Cosa Nostra, si grida allo scandalo. In quella sentenza i giudici mettevano anche in rilievo come il perdurare rapporto di Dell'Utri con l'associazione mafiosa anche nel periodo in cui lavorava per Filippo Rappisarda e la sua costante proiezione verso gli interessi dell'amico imprenditore Berlusconi veniva logicamente desunto dai giudici territoriali anche dall'incontro avvenuto nei primi mesi del 1980 a Parigi tra l'imputato Montade e Teresi, incontro nel corso del quale Dell'Utri chiedeva ai due esponenti mafiosi 20 miliardi di lire per l'acquisto di film per Canale 5. Ancor più sibillinamente Mulè ha voluto ricordare che non sono affatto rari i casi di macroscopici errori commessi dalla Cassazione. E poi ancora lui, cioè Di Matteo, ne è diretto testimone avendo partecipato e avallato l'inchiesta che portò alla condanna definitiva in Cassazione dell'ergastolo di 9 innocenti per la strage di Via D'Amelio. Immediata è arrivata la replica dello stesso Di Matteo,
a ristabilire la verità dei fatti rispetto all'ultima accusa. Ciascuno è libero di criticare il contenuto delle mie riflessioni, ma dovrebbe avere l'onestà intellettuale di non utilizzare nel tentativo di screditare il mio lavoro di magistrato dati che non corrispondono a quelli reali. Nell'unico processo per l'attentato di Via D'Amelio, che ho seguito fin dalla fase delle indagini, sono intervenute 24 condanne definitive per strage che non sono mai state messe in discussione. In un altro precedente processo, del quale mi ero occupato solo nell'ultima fase dibattimentale, io stesso avevo chiesto l'assoluzione di molti degli imputati, la cui condanna è stata oggetto di revisione. Nella sua invettiva, Mulè ha concluso dicendo: sia chiaro, ad essere in pericolo non è il garantismo, ma le stesse radici della convivenza civile. A ben guardare, a stravolgere il senso dello Stato di diritto sono le mistificazioni di tanti ben pensanti che preferiscono scientemente di non guardare i fatti. E a peggiorare lo scenario ci si mette proprio quella politica che in Italia occupa ogni spazio, spingendosi a promulgare leggi che all'interesse di tutti i cittadini antepone quello di pochi. Quella politica che insiste nell'intento di cambiare la Costituzione, in barba dal risultato del referendum del 2016. Non c'è ancora un governo, e sono già 39 le proposte di legge che vorrebbero intervenire sulla carta fondamentale. Commentare la correttezza o meno di una riforma della giustizia, di una legge o denunciare l'esistenza di quella metastasi chiamata corruzione non è un attacco alle radici della convivenza civile. Quanto detto da Di Matteo ad Ivrea non interferisce né sui processi in corso né in quelli che verranno e rientra pienamente il diritto di manifestare il proprio pensiero e di partecipare alla vita pubblica propria di ogni cittadino. I lettori possono ascoltare quelle parole senza filtri, un richiamo a tutta quella politica cialtrona che scientemente ha messo da parte in questi anni la lotta alla mafia e dalla corruzione. Questo dunque è un importante articolo che abbiamo estrapolato dalla testata Antimafia 2000 di Palermo, questa testata All News diretta da Giorgio Bongiovanni. Ecco, ricordo il sito internet, se qualcuno volesse entrare dentro e approfondire con più calma, dunque antimafia2000.com. Il 2000 è scritto in lettere, non in numero, attenzione perché altrimenti non vi esce, quindi antimafia2000.com. Prima di chiudere, ancora una estrapolazione vorrei fare da questa importante testata, dove c'è Lombardo, il quale dice: servono più risorse nella lotta all'ndrangheta. Ecco, qui vediamo di fare una sintesi. Dunque, il procuratore aggiunto Regino commenta la cattura di Pelle. Mi dispiace dirlo, ma ho la sensazione che a livello centrale non si sia davvero capito qual è il lavoro che si svolge qui. E questo è il grido d'allarme del procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, commentando la cattura del latitante Giuseppe Pelle, ribadendo la necessità di nuove risorse per la lotta alla criminalità organizzata. Gli uffici giudiziari reggini, ha aggiunto, non possono reggere a lungo il peso di un lavoro immane che aumenta sempre di più perché qui nessuno ha intenzione di abbassare il livello di guardia nel contrasto totale del fenomeno mafioso, mantenendo immutati gli standard qualitativi elevatissimi che i magistrati di questo distretto hanno garantito negli anni. Per fare questo ci vogliono scelte importanti di politica giudiziaria, non ci stancheremo mai di ribadirlo.
Anche oggi, in cui ci arrivano i complimenti per l'ennesimo risultato nel contrasto al crimine organizzato, meno complimenti e più risorse per noi e per le forze di polizia. Questa è la ricetta vincente. Poi, naturalmente, l'articolo prosegue. Ecco, vi invito, ripeto ancora una volta, ad entrare su questa testata e così potrete poi approfondire con calma un po' tutti gli articoli. Dunque, antimafia2000.com, il sito internet di questa testata All News di Palermo. Dunque, sono le 22:13, noi vi abbiamo voluto dar lettura di questi articoli perché li riteniamo molto importanti, come dire, degli articoli chiave che fanno capire un po' come stanno viaggiando le cose, proviamo a usare questo termine, tra virgolette, viaggiando le cose in questo paese. Da parte mia, cosa posso dire nel leggere questo? Che si sta ripetendo un po' la stessa situazione di diversi anni fa con Falcone e Borsellino, dove questi poveri magistrati che sono al servizio dello Stato, che sono lì, che rischiano la vita tutti i giorni, tutte le ore, vengono attaccati da personaggi della politica. Questo la dice lunga, non occorre che io mi metta a commentare o dare delle opinioni. Questa è la situazione, lascio a voi, gentili ascoltatori, trarre le più ovvie conclusioni. Bene, alle 22:15 termina qui questa puntata speciale di Osservatorio Antimafia, condotta in studio dal sottoscritto, da Massimo Bonella in sostituzione. Vi ringrazio per averci seguito. Vi segnalo intorno alle ore 23 per coloro che ci seguono dall'Alto Adriatico il nostro set televisivo Pianeta Oggi Report in onda dall'emittente friulana Video Telecarnia che copre praticamente un po' tutto l'Adriatico da Venezia, Treviso, Treviso Goriziano, Trieste fino giù a Pola. Quindi sintonizzatevi proprio sulla frequenza, ve la ricordo subito, è la 690. LCN 690, canale UHF 46. È veramente tutto, vi lascio adesso alla nostra programmazione di Radio Saius TV, che ricordo è la vostra linea diretta con l'informazione. Signore e signori, buonasera.